Ciao a tutti amici di extremehardware.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing di una nuova tastiera meccanica. Si tratta della Philco Magic Touch 2. È una tastiera meccanica dotata di Shari MX Brown, tasti di tipo tattile. Vediamo la confezione. La scatola è prevalentemente nera, come possiamo osservare. Lateralmente nella parte superiore è indicato molto poco il marchio, il modello contenuto all'interno ovviamente, e in questo caso ci viene evidenziata che si tratta della versione camo, se vogliamo, quella pensata per i gamer e caratterizzata da una texture multicam, appunto, ispirata tra l'altro a Modern Warfare 3. Lateralmente non sono presenti altre informazioni, nella parte posteriore vengono definite le specifiche della tastiera, quindi il tipo di layout della tastiera, il tipo di switch installati e anche il rollover. L'interfaccia ovviamente USB o PS2 a seconda se stiamo usando l'adattatore o meno. La parte posteriore ha soltanto delle informazioni tecniche, in questo caso sono per lo più in giapponese credo, e non viene indicato molto altro tranne che si tratta di una tastiera per i gamer. Apriamo la confezione. Ecco qui. Okay. Vediamo cosa contiene. Abbiamo un opuscolo introduttivo in inglese e in lingue sempre probabilmente giapponese, forse cinese. L'adattatore PS2 USB per connettere la tastiera attraverso la porta PS2. Ricordiamo che l'Anker Rollover è soltanto disponibile attraverso quel tipo di interfaccia per queste tastiere meccaniche. Ok, abbiamo quindi la tastiera stessa, eccola qui, e ancora questa piccola confezione. Dentro la confezione, all'interno della confezione, troviamo i tasti W, A, S, D di colore verde per poterli intercambiare, lo strumento che ci permette la rimozione dei tasti neri che vedremo successivamente. Ok, ecco la tastiera è protetta da una cover plastica che protegge i tasti. Il peso è decisamente elevato, come tipico per le tastiere meccaniche. Abbiamo una serie di tasti funzionali nella parte superiore, azionabili con il tasto function, come tipico delle tastiere portati e di altre tastiere meccaniche. Nella parte inferiore troviamo i piedini per rialzare la tastiera, dotati di una gommatura per mantenere ottimale il grip. Il cavo è in treccia di tessuto abbastanza rigido con connettore placcato oro, e la tastiera eccola qua. Ascoltiamo il rumore dei tasti. Come al solito i tasti meccanici sono leggermente più rumorosi delle tastiere a membrana. Proviamo a rimuovere un tasto tramite lo strumento in dotazione, eccolo qui. Lo strumento presenta due alette metalliche che permettono di agganciare il tasto. Proviamo con la lettera D. Ecco qua, abbiamo tolto il tasto. Sotto possiamo osservare lo switch brown, eccolo qui. A differenza del blu, che di cui condivide il feedback tattile e non lineare, questo non presenta alcun tipo di rumore durante la corsa, in quanto il corpo intero non è sganciato ma è unito, e questo ha anche come implicazione la possibilità di eseguire due colpi veloci ravvicinati senza evitare che il secondo venga inibito. Per quanto riguarda gli altri tasti, possiamo, se volete vedere l'aspetto estetico, installare quello verde. L'installazione è assolutamente semplice, basta premere il tasto. Sui tasti verdi possiamo osservare anche delle frecce poste sul lato, che sulla facciata che si rivolge verso di noi, diciamo. Per quanto riguarda la tastiera vedremo maggiori informazioni, come funziona, foto più dettagliate
della texture che la caratterizza nel corso della nostra recensione sul sito www.extremehardware.com. quindi seguiteci presto, un saluto da parte dello staff.